Buongiorno, allora oggi è lunedì 20, non mi ricordo più, 28 settembre, è l'ultima settimana di settembre barra inizio ottobre, insomma, e ho deciso comunque più o meno di registrare, magari non tutti i giorni, però un weekly vlog, madonna ragazzi, mal di schiena, ho sentito scroccare tutto. Allora, in realtà oggi non è stata una giornata molto produttiva. Ho ricevuto la correzione della tesi, devo mettermi a correggere un po' di cose, continuarla e finirla. Non vi ho fatto vedere praticamente il pranzo di ieri sera. Sì, il pranzo di ieri sera, ciao caro, convinta proprio. Dicevo che non vi ho fatto vedere la cena di ieri sera barra pranzo di oggi. E sono stati gli spaghetti di soia. Prima o poi vi devo fare una ricetta, perché in realtà mia mamma è molto brava a farli, quindi prima o poi faremo questo video. Comunque volevo farvi vedere un aggiornamento delle mie piantine, ovvero questa qui è la piantina di avocado che avevo piantato durante il lockdown nel terreno direttamente, cioè è diventata enorme sta piantina. Invece questa è stata la prima piantina che ho piantato durante il lockdown, ma in realtà non mi piace tanto la faccia di questo avocado qua, però per adesso regge. Là in fondo c'è il mio basilico. Qua c'è una new entry, il rosmarino. Questa qui è l'altra piantina di avocado che in realtà sta, cioè, normale. Comunque io sono qua in giro per Buenos Aires e c'è un botto di gente senza mascherine. Vabbè, sarò io strana, che vi devo dire? Ma, disagio. Oggi è, Madonna che giorno è oggi? Il 30 di settembre, quindi l'ultimo giorno di settembre, domani siamo già ad ottobre. Stamattina e oggi pomeriggio ho fatto un po' di valutazioni, sia dell'ultimo tirocinio che ho fatto in terapia intensiva appunto neurochirurgica e poi stamattina ho fatto proprio la valutazione finale di tutto, tutto, tutto il tirocinio. È andato tutto molto bene, insomma, nel voto complessivo di tutto l'anno, diciamo così, del tirocinio più tutte le varie robe extra che noi abbiamo. Loro di solito fanno una media poi totale, ho preso 28. Invece nell'ultimo tirocinio ci tenevo anche a dirvelo perché boh, magari comunque mi rimane anche per ricordo come cosa, mi hanno dato 30 lode. Sono contenta, cioè è stata la lode soprattutto è stata molto inaspettata e niente, insomma, è una settimana che ho finito il tirocinio lì. Mi manca un po' il tutto, cioè nel senso adesso vabbè, sono a casa perché sto facendo la tesi e comunque sono a casa, ecco. Poi non so se ve l'ho detto, ma comunque in questo frangente di tempo a ottobre, cioè inizio cioè formalmente domani che è giovedì, tengo un bimbo, però domani faccio una specie di affiancamento, diciamo così, andrò alla scuola, eccetera, però dovrò tenere 2 giorni a settimana per poco, cioè un giorno per 2 ore, l'altro giorno per 1 ora, quindi molto easy. Ho deciso di comunque prendere anche questo impegno qui perché comunque sia male non fa, insomma, sono contenta così, ecco. Cioè, sono dei giorni che sto passando un po' allo sbaraglio, ecco.
Adesso mi porto avanti con un po' di lavoro, cioè nel senso che dovrei fare il voiceover di un video, programmarvene una che dovrebbe uscire domani, insomma, cose un po' così. Ragazzuoli, buongiorno. Io sono, insomma, sono già in pista. In realtà è anche tardi per i miei standard, che sono le 9:30, però ultimamente soffro un po' di insonnia e quindi tendo ad andare a letto presto ma ad addormentarmi tardissimo. Quindi vabbè, insomma, sto aspettando che il bagno si liberi perché voglio farmi una doccia, devo lavare sti capelli benedetti e poi in realtà vorrei uscire per andare in copisteria qua giù da me e vedere se c'è qualche simulazione dell'esame di stato appunto di abilitazione. Oggi è il 1° ottobre e io vorrei iniziare in realtà a studiare, insomma, così almeno non mi carico troppo di lavoro all'ultimo, però vorrei studiarmi qualcosa. Vai via, addenta. E se riesco metto la clip vecchia vediamo. del 2016. Questa è la Paradiso. Buona, provata? Bene. Io sto tornando a piedi. In realtà stamattina ho fatto la mia prima giornata accompagnata, diciamo così, per babysitter, perché in questi mesi qua ho deciso di tenere un bimbo e niente, adesso ho preso la metro ma sto tornando a piedi perché non c'ho voglia minimamente di aspettare i mezzi, insomma. Buongiorno, allora io sono totalmente sparita. Oggi è lunedì 6, se non mi sbaglio, no, 5, è lunedì 5 ottobre e in realtà volevo fare una specie di riassunto barra conclusione di questo weekend che è praticamente sfumato, quando praticamente Marco è libero perché si è preso il fine settimana libero, cioè io proprio sparisco totalmente, infatti alla fine sono stata... Insomma, su da lui sto prendendo la mia tazzona di tisana, mi sono già fatta il mio caffè, mi sono fatta la mia acqua e ho deciso che comunque da questa settimana riprendo il digiuno intermittente. Magari ve ne parlerò più avanti sicuramente, ma solo riprendo il digiuno intermittente per una questione che mi devo disintossicare, so per quello. E niente, magari lo farò anche solo per una settimana, insomma, è proprio una fase di disintossicazione. Anche se nell'ultimo periodo praticamente stavo, cioè,
facevo per forza sempre colazione, poi comunque avevo proprio un'alimentazione sballata perché nell'ultimo tirocinio a parte non mangiavo, in parte un po' forse un digiuno già lo facevo perché a parte bere acqua, non mangiare per 8 ore di fila, 11 ore di fila, però quello che faccio io è il digiuno da 16 ore, quindi vabbè. E niente, devo andare a fare 2-3 commissioni e poi continuerò a scrivere la tesi, in realtà sto cercando un posto dove scrivere. Ecco, ieri che era domenica, la sera siamo andati alla prosciutteria a Milano, zona Brera, e la prosciutteria di Milano è uno dei miei locali preferiti praticamente per andare a fare aperitivo e bere del buon vino. In realtà poi io c'ho Marco che ormai lui è super appassionato, gli dico sempre che dovrebbe creare tipo una pagina o di Instagram o di Facebook dove comunque mostra i vini che prendiamo, noi abbiamo tipo un'applicazione anche che aggiorniamo, sarebbe carino insomma, però non si decide mai, quindi vabbè. E siamo andati al cinema a vedere Il giorno sbagliato con appunto una coppia di suoi amici. Il problema è che siamo arrivati tardi, cioè nel senso ci siamo tipo persi 20 minuti di film, però è stato un film, cioè non lo so, dico la verità, non so bene descriverlo, perché siamo arrivati che era già nella fase di escalation e quindi diciamo che ci è mancato un pezzo, ecco, e poi non è neanche durato più di tanto perché infatti poi a posteriori ho visto che durava 90 minuti, vabbè, comunque siamo andati al cinema, in realtà non c'era neanche più di tanta gente quando ci siamo infilati proprio così. Questo invece domenica mattina a Monza siamo andati, per chi è monzese delle zone brianzole e vuole provare questo posto, al QB Monza, proprio Q di quadro, B Bologna, dove praticamente c'è questo locale, è super super carino, con addirittura l'altalena, cioè potete andare a fare colazioni, brunch eccetera. Noi vabbè siamo andati a mangiare qualcosa di veloce in realtà, perché poi alla fine siamo venuti a Milano, perché ormai purtroppo venire a Milano sta diventando veramente un delirio, cioè io alla fine ci impiego sempre un'ora dove un tempo non ci impiegavo così tanto, un po' perché il traffico è ritornato, perché c'è anche brutto tempo in quest'ultimo periodo, insomma così. Invece sabato sera siamo andati da Pane Trita, sempre insomma Monza Brianza, ecco, in realtà c'è anche in altre parti della Monza Brianza, cioè c'è in più parti Pane Trita, e abbiamo mangiato un hamburger strabuono, mamma mia ragazzi, cioè in realtà questo Pane Trita me l'aveva consigliato una specializzanda della terapia intensiva e mi era rimasta insomma questa cosa qui, che lei mi fa no dovete provare lì perché cioè si mangia veramente bene, e c'aveva ragione. Insomma ultimamente davvero siamo forse usciti un po' troppo a mangiare, quindi io mi devo disintossicare onestamente. Invece sabato a pranzo in realtà eravamo a casa e sapete che a noi piace cucinare, mi ha fatto tutte le nostre cosine. Io spero comunque di avervi tenuto compagnia un pochettino, di avervi dato anche qualche spunto per andare a mangiare, sapete che a noi piace fare queste cose qui, e basta, insomma. Oh.